Da piccolo voleva diventare un grande atleta, ma la chiamata al sacerdozio è stata più forte. Don Vincenzo Puccio, 46 anni, oggi concilia la sua vita di parroco nel Messinese con la sfilza di record battuti e i podi nelle maratone che corre. C'è un tempo per ogni cosa. Penso che si trova il tempo, se si vuole, sia per correre, sia per studiare, e questo l'ho sperimentato su me stesso, perché ho la parrocchia e la parrocchia ci impegna tanto a livello pastorale, e per me lo sport è stato una sorgente di equilibrio, perché mi aiutava a dare di più, perché ossigenavo la mente ha bisogno di essere ossigenata, e noi, se vogliamo, il tempo lo troviamo per ogni cosa, anche per una passeggiata. Prima di dire sì alla vocazione, macinava traguardi nel gruppo sportivo del Quinto Corpo d'Armata di Udine. Ha vinto campionati nazionali interarma, è stato contattato dal pool dei carabinieri. Ma dopo il militare ha sentito che qualcosa in lui stava cambiando. La vocazione non ha però mutato il suo rapporto con lo sport, nemmeno durante il lockdown. Poi correvo nel giardino della parrocchia, spesso passavano le forze dell'ordine e mi chiedevano una benedizione. Credo che non ci dobbiamo fermare, perché il movimento è fondamentale. Non possiamo stare chiusi in casa e stare sempre seduti, ma ci possiamo muovere, e il movimento è qualcosa che ci aiuterà a superare questo periodo di difficoltà che l'intera umanità sta vivendo.